questo interessantissimo evento salernitano, Umberto Flauto? Il nostro è un'idea, è un piccolo progetto che viene da un dialogo fra di noi. Attorno a me non lo vedrete mai tutto perché sarà il 23 la scoperta finale. Ci sono una serie di sagome, di disegni, di costruzioni, di tagli, decine di giorni di lavoro, di divertimento. Stiamo andando oltre tutto, anzi ora stiamo andando di nuovo in falegnameria perché ci è venuta un'altra idea. In realtà questo è un progetto work in progress, fatto di simboli. I simboli cercheranno di far tornare la memoria, quella memoria che forse stiamo perdendo, ma che ci serve a continuare a credere che i simboli futuri possano essere il nostro pane quotidiano, il nostro vivere. Un laboratorio dei pensieri scomposti in continua evoluzione, quindi non vi fermate mai. La scomposizione va ricomposta. Siccome viviamo in un mondo realmente scomposto, il nostro lavoro è tanto che non riusciamo mai a stare fermi. Del resto, i primi scomposti siamo noi e credo che dal 23 per 2 mesi lo dimostreremo. Cosa ci può dire sulla scenografia, ecco, di questo evento che state preparando, ecco, con molta attenzione e molta cura nei particolari? La mia ironia mi farebbe dire che è orribile, in realtà è molto bella. Ed è frutto di più menti che si sono messe insieme. Tuttora stiamo combattendo ognuno per aggiungerci una piccola virgola, ma il punto finale è stato messo, perché il racconto della città quello dice. Ora dobbiamo solo prendere le ultime decisioni su come interpretarlo, piccoli segni che saranno facilmente comprensibili a tutti. E un'ultima domanda, una parola per descrivere questo evento, appunto, che dal 23 ricordiamo presso l'Archivio di Architettura Contemporanea. Afino Romun, bellissimo, venite a vederlo, grazie.